Sembrava che tutto fosse finito, che le competizioni fossero uno splendido ricordo coronato col decimo titolo, e poi rieccoci qui pronti per il CIR 2018. Quanto lo ami, Paolo, questo campionissimo, ma soprattutto questo uomo meraviglioso, dai, confessa. Confesso che effettivamente pensavo che fosse il momento giusto per dire facciamo altro, e invece dopo Natale è arrivata questa proposta e ci abbiamo ripensato e gli ho detto: Paolo, però un navigatore giovane potrebbe servirti, no? Perché io ormai ero già entrata nel mio mondo. Ah, tu hai cercato di tirarti fuori? Sì, per 5 minuti, perché poi lui mi ha detto: no, facciamo così, mi ha detto Anna, se non ci sei tu io dico di no. Quindi a te l'ultima parola. E a quel punto lì sono rimasta fregata, perché non avrei mai potuto scegliere per tutti e due. E quindi gli ho detto: amore, va bene, e andiamo, ricominciamo. E infatti è un anno diverso, completamente diverso per noi, perché diciamo che il decimo era molto più serio, tra virgolette, concentrato, perché è comunque un numero importante, e partire per l'undicesimo è una nuova sfida, completamente nuova, perché uno in attesa, e secondo ci sono tanti giovani e sono molto contenta per questo, e quindi si ripartirà veramente tutti dalla stessa linea. Quando mi guardo in giro vedo tanti ragazzini che mi stimolano molto, e questa cosa sicuramente sarà la chiave di volta e di lettura di quest'anno. E quindi quel video che abbiamo visto bellissimo di voi in casa e è di vero, lui che guarda Carlos Sainz, è vero? È molto vero, perché comunque c'è stato anche, abbiamo anche pensato all'età. Abbiamo pensato a tutto quello che è stata la carriera di Paolo, e quel video, quel tè e quella casa col divano ha rappresentato i nostri mesi invernali, per cui abbiamo... Di riflessione. Sì, quando abbiamo firmato si è detto: ok, domani dobbiamo fare il comunicato stampa. E si è detto: ma perché fare un comunicato stampa scritto e come sempre? Facciamo qualcosa di diverso. Ah, è stata proprio vostra, sì, l'idea? Sì. Nostra, condivisa subito con Peugeot. Adesso guarda che io cerco di chiamarlo. Io cerco di chiamarlo il campione amore tuo. Ciao. Guarda che stiamo facendo una cosa simpatica. Perché la mia domanda iniziale è stata: ma quanto lo ami quest'uomo? A parte l'amore per le corse, ma quanto lo ami? Vedrai poi come cosa ha risposto, in che modo, con che sguardo. L'ho ritirata dentro, hai capito, quest'anno, che voleva mettersi lì a fare il tè. A fare il tè. Ma quando mai il tè? Ma sai che noia poi fare il tè? Ma dai! Ma no, ma non è possibile. Senti, comunque mandiamo il messaggio a Carlos allora, eh? Sì, magari è così. Lì bisogna... sempre... E che continui, che continui. Eh sì, perché se Carlos continua, continuiamo anche noi. Ma che poi, scusa, è la forza della natura, vera. Ah, non ho capito, siamo lì come età, quindi che cavolo. Se va avanti lui. No, mi stava dicendo Anna che l'anno scorso è stato l'anno concentratissimo, quest'anno la concentrazione ci sarà sempre comunque, ma si vivrà anche con un altro spirito. Sì, l'anno scorso è stato molto tirato, però insomma, quest'anno si è in battaglia, però chiaramente abbiamo visto che anche a stare sempre sul pezzo, anche troppo, non è la cosa migliore, no? E allora facciamo con la giusta misura. L'anno scorso siamo stati un po' troppo in tensione per troppe cose, insomma, allora un minimo, non dico di allontanamento, ma con quasi un, diciamo, un con po' di serenità. Quest'anno mi porterà anche in vacanza. Wow! È una promessa. Sì, e guarda che resta registrata, quindi vacanza. No, ma si vede.
lo sguardo traspare. Sì, traspare, sì, proprio, sì, la serenità traspare. Sì, sì. Quindi ragazzi, avanti, si punta all'undicesimo, ma soprattutto si punta alla serenità, sì, sì, ed è gran bello vedervi così. Grazie, in bocca, grazie, al lupo. Grazie. Crepi.